da Napoli, naturalmente. Ieri mi sono permesso di criticare al nostro, come facciamo spesso con la solita canzoncina, il fatto che non mi sembra inattaccabile, che allo Stadio San Paolo hanno rubato in rifacimento per le Universiadi, hanno rubato una dozzina di faretti. Ho detto, ragazzi, in quale città italiana allo stadio accadono cose di questo tipo? In nessuna città italiana. Poi qualcuno, uno scrittore, mi sembra si chiami Forgione, ha messo un elenco di posti dove hanno rubato dei fari, esatto, per la luce, esatto, ma cosa cazzo c'entra? È chiaro che perché in Italia le tifoserie sono che... così, no, ma non... no, nello stadio non penso siano quelli, no, del Napoli, stadio. Che si sono autorubati loro, hanno, no, a Napoli loro è successo stadio. A Napoli è successo, ma magari la tifoseria non so, gli operai invece. Non so chi è stato, ma magari no, la durante la partita opposta. Non sai un cazzo, no, non c'entra niente la partita. Comunque, in ogni caso, gli altri posti, che ne so io, gli altri posti in Italia che mi sono stati elencati uno per uno non c'entrano niente con lo stadio. È chiaro che in Italia ci sono i vandali, ma non solo in Italia, che rubano le luci dappertutto. Questo è successo durante il rifacimento del San Paolo. Sono stato praticamente travolto ancora una volta, mio malgrado, devo dire, da una marea di napoletani che mi hanno cominciato a rompere i coglioni con minacce di morte. Beh, questo non è normale. Ma, le peggio cose. Devo, come dire, soffermarmi in particolare su un signore che si chiama Germano Bellavia. Questo signore non è un signor nessuno, apparentemente, poi magari è l'ultimo dei passanti, ma è un tizio che fa l'attore, una famiglia di pasticcieri napoletana, e che fa l'attore in una serie molto conosciuta che è Un posto al sole, Rai 3, va in onda ormai da tantissimi anni. E codesto signore, riprendendo il solito sito, uno dei siti napoletani che naturalmente vanno lì a scrutare ogni mia scoreggia, cosa ha scritto? Quando morirai sarà come quando perde una partita la Juve, un sorriso, niente di più, cara merda matricolata. Perché cazzo respiri ancora, mi chiedo, essere inutile, unto, crepa? Questo ha scritto questo signore, che fa anche l'attore alla Rai, in una serie della Rai, chiamiamolo. Pronto? Germano? Chi è? Sono Cruciani, sono vivo, non ti preoccupare. Non crepo, non crepo. Ma il bastardo, sì. Io bastardo, perché dovrei essere bastardo? Già passiamo noi a lamentarci, a subire quello che le persone non degne di questa città fanno. Tu non ci vuoi proprio, no, non ci senti amico proprio. Ma al di là di questo, tu hai detto, perché cazzo respiri ancora? Essere inutile. Perché dai fastidio. Ogni volta che succede qualcosa a Napoli, sei lì a sottolinearlo. Io faccio quello che mi pare. Faccio quello che mi pare. Che ti pare. Pensa alla tua città, che alla nostra ci pensiamo noi. Io non ho città. Non abbiamo bisogno del microfono. Non abbiamo bisogno di te, che enfatizzi sempre tutto quello che di brutto succede qua. È la libertà. È la libertà. Libertà. Libertà di parlare. Libertà. Il cazzo, anche, non la devi avere, anche, hai rotto il cazzo. Anche, che fai, mi minacci? Hai rotto il che cazzo. Fai, mi minacci? Essere inutile. Ma che hai rotto il cazzo, ti sto minacciando. Morirà, quando morirai? Quando morirai? Io spero presto, tu. Ah, perché non serve a un cazzo. Ah, molto bene, questa ma è la tua libertà. Da solo. Questa è la tua libertà. Devi crepare da solo. E fai anche non l'attore. E fai anche, e fai anche l'attore. Che... E fai anche l'attore. Fai l'attore in un mondo, in un mondo, in un mondo, in un mondo dove dovrebbe esserci libertà. Perché capito? C'è rotto, sì, ma va benissimo. E morire subito, ma solo tu. Sì, o solo la terna da fare un rito. Sì. Bene, questa è la tua democrazia. Questa è la tua democrazia. Questa è la tua democrazia. Non devi mettere la musichetta. Crucia, rotto, quanto godo, guarda quando godo come un pazzo. Cioè, quando muoio tu, sì. Godiamo pure noi. Sì, tu godi, quindi non ti preoccupare. Presto. Sì, no, ma scusa, non ho capito. Perché cazzo respiri ancora, mi chiedo, essere inutile, unto, crepa? Secondo te è una cosa da liberali, da democratici, da persona aperta, da persona tollerante? Da persona tollerante. Ma ti auguri la morte di qualcuno. È normale, in questo caso. Cazzo. Pensa a quello che si rubano al governo, pensa a quello che succede al governo. Ci penso, non ti preoccupare. Politica. Non pensare a quel morto di fame che si è rubato due faretti nello non, è non è grave, basta, no, non è grave, non è grave. Roma, non ti preoccupare, io penso a tutto, giorno. È una vita. Non pensare a quei morti ti di posso fame, dire, Germano, a quelli ci pensiamo posso noi dire. E ci vergogniamo noi. Ecco, vergognati, pensa a quelli che rubano, pensa a quelli che rubano, non a me, capito? Che io me la sono presa con tutti, non solo con quelli là, me la prendo con tutti ogni giorno, con chi ruba, non ti preoccupare. Non ho bisogno, non ho bisogno delle tue lezioni, non ho bisogno delle tue lezioni. Di questa città. Ma io ma chi sei per dirmi cosa devo fare? Ma chi non sei? Ma chi sei Bastiamo per dirmi cosa devo fare?
non mamma servi. Mia che crema, ragazzi. Sì, fai pure. Non servi. Questo qua lavora anche alla Rai, un posto al sole, mamma voglio mia, dire. Questo dove lavori? Fammi capire. Non quando ti preoccupare. Non ti preoccupare. No, non ti preoccupare. Non sei, non sei tu mi a deciderlo. No, tu mi minacci. Tu mi minacci. Tu mi stai minacciando. Io minaccio. Tu sei scandaloso. Cioè, scusa, tu scrivi, ma quando morirai? Perché cazzo respiri? Ancora mi chiedo di essere inutile, unto crepe, e poi io e poi dici che io ti sto minacciando. Dici che io ti sto minacciando. Io spero che tu crepi. Boh. Va bene, ma nessuno si deve rovinare le mani a farti del male, perché c'ha da pensare. Cioè, che cosa ti auguri? Il cancro? Che cosa ti auguri? Un cancro? Ma una... no, presto, ma pensaci solo tu. Un colpo, un colpo. Da che ne so, un infarto. Un infarto. Oppure un infarto. Spegni il microfono. Ma non ti fa sentire giù. La grande democrazia di Germano Bellavia. La grande democrazia. Famiglia è un'utopia la democrazia. Per far parlare te. E certo, anche te, anche te parli. Anche te parli nella democrazia. Allora non va bene questa amico cosa. Amico mio, parli tu. Anche tu nella democrazia. Non mi dire amico mio, perché io non sono amico tuo. Mio schifo. Benissimo, ottimo. Io prendo la tua sputazza e la tiro giù e continuo a parlare con te. Ma l'hai messo in mezzo tu, brutto stronzo. Mi schifo. Mi schifo, la stessa cosa. Ti schifo. Capito? Perché se no ti dicevo lavati. Tu sei una persona, diciamo, un'antichia violenta, no? Perché quando uno dice quando morirai, perché cazzo respiri. Ma non ho mai ucciso a nessuno, come fai a dire che sono violento? Ti auguri, la morte di qualcuno. Ti auguri la morte di qualcuno. Scusa, ma perché non te la prendi con quelli che rubano a Napoli, che ti anche fanno fare delle loro, figure ti di merda? Ci pensiamo noi perché a no, loro. Noi, che siete, mica siete un'isola, un'isola indipendente. Cioè, le cose che succedono a Napoli hanno risalto perché succedono a Napoli. Perché c'è sta Cruciani che rompe. No, non ti preoccupare, non mi dare questa. Mi dai troppa importanza. Amico mio, mi stupisce che tu, che fai l'attore, che sei uno che vivi in questo mondo, che non sei uno scappato di casa, no? Sei una famiglia di pasticcieri napoletani. Cioè, dice uno che ha semplicemente espresso un'opinione. Ma come cazzo, campi? Ma come 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 campi? Fai l'attore, sei un uomo. E chi se ne frega? Ma che sei l'interprete di Napoli? Ma che sei l'interprete di Napoli? Che sei il portavoce dei napoletani? L'interprete ma di Napoli? Io parlo per me, ma ecco, non ti parla solo per te. Parla per te. Parla per te, non ti preoccupare. Ma comunque, io parlo per me e per molti. Comunque sto parlando per me. Sono vivo e vegeto. Sono vivo e vegeto. Sono vivo e vegeto. Vivo e vegeto e lotto. Purtroppo combatto ogni giorno con le vostre cazzate. Facciamo una cosa, che la Rai ci pensi a te. No, la in Rai modo quale? Quale Rai? Da spegnere no, questo radio. Microfono. Dove lavori tu? Alla radio, Radio 24, non sai un cazzo, non sai. Che me ne fotta? Non sai un cazzo. Non sai un cazzo. Non sai un cazzo. Non sapere dove lavora. No, ma siccome mi hai detto, siccome ti sei scomodato ad augurarmi la morte, allora ma almeno informati di dove cazzo parlo, rincoglionito. Che me ne fotta a me? Ma perché sei rincoglionito, non sai un cazzo. Non sai un Come? Provate a rapacificarvi un attimo. Ma io devo fare la pace. Io devo fare la pace con chi dice. No, con chi ma mi secondo me morte. Basterebbe ma dai, abbassare su. Un po' i toni da una parte e dall'altra e rendersi conto che ovviamente i problemi abbassare di Napoli i toni non perché si ho preso per il culo Napoli perché hanno rubato i faretti dello stadio e questo mi augura la morte. Ma l'identità della città che viene ferita ogni giorno. Ma questa è la follia. Ma leggi i commenti. Chiedersi scusa a vicenda, forse adesso il signore che abbiamo chiamato ti può chiedere scusa e tu dici scusa. Esagerato. Seguiamo Parenzo, chiedimi scusa Germano. E tu chiedi scusa a Napoli. Ma io col cazzo che non devo chiedere scusa a nessuno. E io col cazzo che chiedo scusa a te, Crucio.